me, spero di tenere fede a quello che ti ha appena detto. Comunque, io oggi sono uscito di casa e ho detto ma che cosa mi metto, pensando a questo incontro. E l'abito da lavoro del comunicatore etico pubblicitario non sono riuscito a trovare, non lo fanno, non c'è. Se lo chiedi, ti guardano con gli occhi sgranati e dicono ma intanto chi sei, cosa fai? E poi potrebbe quindi essere uno spunto per coloro che hanno pensato agli abiti di questa mostra, magari trovarne uno, perché io sinceramente non l'ho trovato. Anche perché ritengo che, vi provo a parlarvi della mia professione, che è una professione che si fa fatica a trovare in giro, in questo momento sono un po' sedicente, me stesso, in realtà persone che si occupano dell'etica in comunicazione non ce ne sono molte, a parole sì, poi in realtà questa mattina per esempio ho incrociato al telefono un'amica e gli ho detto sì, sto andando a un convegno, ma che cosa fai, perché sono un po' di anni che non ci sentiamo, mi occupo di etica nella comunicazione, e come vivi? Questa è l'osservazione che mi consente di agganciarmi a quello che sono le considerazioni dei più, che intimamente ognuno sono d'accordo con il mio punto di vista che ha appena descritto egregiamente Videlli, che cioè l'etica dovrebbe essere una chiave di volta su cui costruire tutto l'arco della nostra vita, soprattutto quando ci si occupa di comunicazione pubblicitaria ancora di più, perché la pubblicità, non so voi come la considerate, ma in effetti è un ente che involontariamente è anche formativo, perché ha la capacità data dalle risorse che sono messe a disposizione delle aziende e che vengono gestite dalle agenzie di essere molto presente nella nostra vita, molto ripetitiva, e queste due caratteristiche la rendono anche efficace, perché ho detto che è un ente formatore anche volontariamente, che si oppone comunque a quelli che sono gli enti formatori più classici, più che conosciamo, anche se non gli diamo sufficientemente peso, che sono la famiglia, la scuola, le amicizie, perché non c'è famiglia, non c'è scuola, non ci sono amicizie che sono capaci di ripetere lo stesso messaggio tutti i giorni, migliaia di volte, in qualunque luogo che noi frequentiamo. Ecco perché ritengo che la responsabilità dei comunicatori, dei pubblicitari e quindi delle aziende che incaricano i pubblicitari di fare un lavoro per loro e delle agenzie quindi che si incaricano di accollarsi quest'onere, che può essere anche gratificante, di pensare a quello che stanno facendo, perché non è come scambiarsi un parere o fare una battuta o inventarsi un modello al bar intorno a un tavolo, almeno non lo è fino al momento in cui quel messaggio che è stato pensato, quel modo di presentare un prodotto, un servizio, quello che volete, non viene inserito in quel divulgatore di massa che è il media televisivo, che anche se i tecnici dicono che è un po' in caduta libera come efficacia, in realtà è ancora l'unico strumento, l'elettrodomestico che hanno tutti in casa e da cui molti di noi, tutti noi assorbiamo ognuno a suo modo quello che ci trasmettono. Quando parlo di etica, in generale la percezione del mio interlocutore, sia esso un direttore di agenzia, sia esso un titolare di impresa o chiunque altro, soprattutto pensando al loro business, perché poi con questo termine che si confronta l'etica in comunicazione, cioè l'etica viene considerata subito, la prima sensazione che mi viene trasmessa è come se fosse un treno. Ma noi dobbiamo fare business, dobbiamo fatturare, dobbiamo produrre dei risultati. Implicitamente queste persone, molte purtroppo, non si rendono conto che dicendo così è come se dicessero che loro l'etica non la considerano come un elemento su cui costruire
il loro lavoro, la loro professione, la loro capacità di relazionarsi con gli altri. Ecco che quindi noi siamo abituati, parlando di abiti, tornando a parlare di abiti, a interpretare i messaggi che ci arrivano dal mondo della comunicazione in generale, non solo nella pubblicità, ma anche nel cinema, altri modelli. Interpretiamo quello che vediamo come un modello, perché viene vestito in un certo modo, e quindi diciamo così, il luogo comune, la figura retorica del brutto e il cattivo, che in genere è vestito di scuro, è brutto lui, oppure il buono che è bianco, adesso mi sembrerò anche banale, ma se ci pensate, in generale questo tipo di modelli attraversano tutto il filone della comunicazione retorica. E ahimè succede che quando mancano dei modelli che siano utili alla comunicazione di un prodotto, per come lo si vuole rappresentare, il modello viene inventato di sera bianca. E essendo la pubblicità capace di reiterare questo modello migliaia di volte, involontariamente ma coscientemente produce uno stereotipo. E lo stereotipo è quello a cui noi poi facciamo riferimento. L'idea che poi ognuno di noi vive in gradi diversi, che ne so, indossando un profumo o un abito o guidando un'auto o indossando un orologio, un oggetto, questa persona, noi stessi ci sentiamo diversi, è un gioco al quale si può giocare, ma diventa un gioco pericoloso nel momento in cui ci crediamo davvero. Ed ecco che allora la comunicazione diventa un mestiere di responsabilità individuale, proprio perché se io, facciamo un esempio, avessi l'incarico di comunicare attraverso i media pubblicitari qualunque prodotto e inventassi un modello che nella mia intenzione è da replicare, ma questo modello avesse dei valori negativi, delle valenze negative come effetto collaterale, io produrrei dei danni senza rendermene conto. Cioè, voi guardate, vi faccio un esempio semplice. Io posso anche credere che una crema mi tolga le rughe, oppure posso pensare che una famiglia modello rappresentata in televisione possa essere un modello raggiungibile e reale, ma se io mi trovo nella condizione, e la società di oggi vive una condizione poco felice percentualmente, e se io mi trovo in quella condizione di non essere, di non sentirmi adeguato a quel modello, mentre dall'altra parte desideravano presentarmi quel modello come da seguire, se io non riesco a seguirlo mi sento a disagio. E anche a causa di meccanismi come questi che io ho scoperto, che si sono formate nella nostra società, non solo in Italia, ma in tutto il mondo, quelle aree di disagio che sono rappresentate dalle persone che vediamo per strada, che non le conosciamo. Io nel mio percorso che vi ha descritto Giacomo Videlli, ne ho conosciute un po', la mia intenzione era quella di poter intervenire in qualche modo. Fondare il giornale Scape Tennis è stato un modo per conoscere queste persone, perché a loro volevo consentire di scrivere, di comunicare le loro esperienze e da dove arrivava il loro disagio, e in quel momento fare esattamente come fa il Corriere della Sera o la Barilla, che in qualche modo scambia con ognuno di noi il suo prodotto, ma c'è un margine che è quello che produce il cosiddetto reddito, aiutando queste persone quindi a costruire un giornale che comunicasse contenuti altrimenti non trovabili, ho costruito un ponte tra chi vive sulla strada e chi non vive sulla strada, e dando appunto questo strumento per
conoscere dei fatti veri, cioè quindi non fantasticare sull'idea del clochard che molla tutto perché è stanco, perché manda a stendere il mondo che noi ancora sopportiamo. E questa cosa mi ha consentito di verificare come molte persone, quelle che troviamo, negli angoli delle strade che ci chiedono un aiuto, in realtà a volte potrebbero essere ognuno di noi che si trovasse di fronte a una situazione dalla quale non riesce a uscire, in una condizione che lo rompe come una lastra di cristallo, cioè lo mette in una condizione alla quale non sa reagire. Ecco, questo era perché, se vogliamo tornare alla questione degli abiti, se noi vediamo una persona vestita male, pensiamo che sia un barbone, no? Usiamo questo termine, ma anche barbone è un brutto termine, è dispregiativo, è casomai clochard più poetico, ma è poco reale, e invece sono persone, siamo noi allo specchio, in uno specchio che riflette una nostra condizione che speriamo non accada mai, ma se quando accade ci piacerebbe che qualcuno ci potesse aiutare. Se non voglio dare fuori dal seminato, ho avuto l'occasione di potervi presentare attraverso la scusa dell'abito del pubblicitario etico questo tema e un po' il mio pensiero, che spero che abbia, che catechisca qualcuno di voi e che produca dei risultati. Penso che non sia tanto importante che cosa indossiamo, ma cosa portiamo dentro. E con questa chiusura magari chiudo, lasciando spazio a quelli che mi seguono. Vi ringrazio.